Benvenuti cari appassionati, grazie per aver scelto di seguire con noi una delle sfide più attese di tutto il calendario calcistico. Non è certo un match per i deboli di cuore, basta ascoltare il clamore dei tifosi di entrambe le parti qui sulle tribune. Ci troviamo di fronte a un conflitto fra due fazioni contrapposte da una rivalità senza fine. E in effetti questa partita nel corso degli anni e nel susseguirsi delle stagioni non ha mai perso la propria intensità, per quante volte si siano scontrate queste squadre. L'esibizione di tifo sugli spalti è qualcosa di incredibile. Questo stadio, lo devo dire, è davvero unico. Dovrebbe in teoria trattarsi di una partita amichevole, ma visti i protagonisti in campo direi che possiamo aspettarci qualcosa di più. L'orgoglio è una delle forze motrici in qualsiasi sport, Fabio. Ok, è un amichevole, ma è un dettaglio che passa in secondo piano nel momento in cui ti ricordi chi è l'avversario di oggi. Mi aspetto la solita intensità a cui ci hanno abituato queste squadre ogni volta che si affrontano. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Può cercare il taglio in mezzo. Cerca il secondo palo. Vanja Milinkovic-Savic interviene comodamente. Interrompe l'azione avversaria con un bel anticipo. Sanabria. Bellanova. Sceglie di andare per vie verticali. Qui cercherà il tiro. Gol, gol, conclusione strapitosa. E arriva così il gol del vantaggio. Ma cosa pensi di questa situazione? Era fin troppo facile, no? Questo, Fabio, è il tipico gol che fa innervosire un tifoso. Certo, movimento e finalizzazione sono stati ottimi, ma chi lo marcava? Ha segnato al 12° minuto, numero 20. Cambiano la storia della partita con un gol davvero pesante. Beh, subire un gol in partite così sentite è sempre una bella doccia fredda, difficile da digerire. Rovina la festa agli avversari intercettando il pallone. McKenny. Ottimo intervento della difesa. Tutto è pronto per il tiro dalla bandierina, vediamo se sapranno sfruttarlo a dovere. Salta e colpisce di testa! E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Ha la possibilità di andare verso la porta. Va alla ricerca di un compagno davanti. Lazaro. Si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Ci prova con un pallone profondo. Palla filtrante per Locatelli. Effetto al cross. È ben posizionato e spazia via la palla. Palla fuori, il gioco riprenderà con una rimessa. McKenny. Cerca il tiro dalla media distanza. Ha colpito con grande rapidità. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio. Ricci. È costretto a ricominciare. Bellanova. Pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro. Palla recuperata. Pallone interessante in verticale. Riceve in ottima posizione. Chance per tirare. Sì, è gol! Hanno trovato la parità. Hanno trasformato una situazione difensiva in un contropiede in pochissimi secondi. Veramente un'ottima giocata. Segnato al 26° minuto, numero 7. Si riparte di nuovo in parità. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere.
Kostic. Zapata. Linetti. Ruba palla in modo magistrale. Può liberare il tiro. Passaggio sulla destra. Viene servito bene. È solo. Prova il cross. Zapata. Di nuovo lui. Sceglie di battere corto. Prova a darla profonda nello spazio. Ed ecco che viene servito sulla fascia. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Palla in avanti verso il compagno. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Vede lo scatto e cerca la profondità. Rodriguez. Il portiere la spedisce su. Intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. Tamez. Gran prova di forza, palla recuperata. Ecco Locatelli. Pallone interessante, in verticale. Prova il cross. Allontana la minaccia. Ci crede, cerca la porta. Fuori di poco, sfortunati qui. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza, però, fa bene a provarci. Il quarto uomo indica due Rabiot. Minuti di recupero. Chiesa! Non può sbagliare! Rabiot! Locatelli. Zapata. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Il risultato potrebbe far pensare a un incontro noioso, ma niente affatto. La gara è stata vincente nonostante il risultato non certo poco abituale di 1-1. Gli avversari saranno sicuramente contrariati per il pareggio, ma la squadra ha spinto tantissimo nella seconda metà del primo tempo. Un incontro per niente noioso, anzi direi molto competitivo. Si entra negli spogliatoi con due gol a referto, 1-1. Ecco il fischio d'inizio del secondo tempo. Una delle due compagini ci ha fatto vedere un calcio più frizzante. Il risultato non rispecchia i loro sforzi, ma se giocano come nel primo tempo, credo che porteranno a casa la vittoria. Prova a darla profonda, nello spazio. Stanno alzando la linea del pressing, mi sembra vogliono bloccare sul nascere le iniziative degli avversari. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Vlahovic. E c'è una palla filtrante. Chiesa! È un grande riflesso qui. Che parata! Certo, non un intervento di routine. Ti dà la sensazione che riesca davvero ad arrivare su ogni pallone oggi. E sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita. Soltanto uno battuto dagli avversari. C'è il colpo di testa! Ha fallito una clamorosa occasione.
La difesa lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla. Occasione per il contropiede. Sceglie di andare per vie verticali. Sfugge all'avversario con un numero. C'è l'opportunità per il contropiede. E trova bene il compagno. Non riesce a vincere il duello fisico. Si ricomincia dal portiere. McKennie. L'affluenza di quest'oggi è di 81.000. Ci prova con un pallone profondo. Palla filtrante per Locatelli. Buona opposizione della difesa. Devia la palla in calcio d'angolo. Con questo sono tre gli angoli della loro partita. Soltanto uno dall'altra parte. Kostic. Ricci. E siamo nelle ultime fasi della partita. Questo potrebbe essere il momento decisivo. Chiesa. Pallone interessante, in verticale. È buona, si gioca. Palla dentro di Cambiaso. Decide di non rischiare. Continua l'azione, la riconquista. Allarga il gioco a destra. Ecco Zapata. Fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso. Prova a darla profonda nello spazio. La allontana deciso. La situazione si era davvero complicata, sono riusciti a metterci una pezza. Intervento provvidenziale. Compagni e mister devono ringraziarlo. Lazzaro. McKennie. Sceglie di andare per vie verticali. Sanabria. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Tamez. Spazza lontano. Vede lo scatto e cerca la profondità. Hanno girato la manopola dell'intensità e si vede, Fabio. È gratificante assistere a un match così, in cui entrambe le squadre giocano per la vittoria fino alla fine. Bell'anticipo, ora possono ripartire. Zapata. Pallone interessante, in verticale. Riceve il passaggio. Si avvicina alla porta. E sarebbe stato davvero un gol bellissimo, peccato. Sostituzione di giocatori. Numero 9. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. Cambia tutto in attacco, doppia sostituzione. Ecco, adesso sarà interessante vedere se adotteranno un altro modulo. Prova a metterci il piede. Opportunità di ripartire. Sulla sinistra, da un'occhiata verso l'area. Fa sfoggio della sua tecnica. Ecco il tiro. Conclusione sul fondo. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Ci sarà Vlahovic, Chiesa. Può andare alla conclusione. Passaggio intercettato. Non c'erano abbastanza uomini in area di rigore. Doveva aspettare ancora prima di mettere il cross. Rabiot. Ottimo intervento di Vanja Milinkovic-Savic.
Un gol pazzesco! Pazzesco! Un vero gioiello! Difficile fare meglio! Si è lanciato sulla palla come un avvoltoio. Grande senso del gol! Si può insegnare tanto ai giovani che si avvicinano al calcio, ma questo tipo di istinto è una qualità innata. Difficile da allenare. Semplicemente devi essere già lì quando la palla arriva. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Altri magari si sarebbero disuniti, ma loro no. Hanno dimostrato di non mollare mai. Hanno avuto grande lucidità e alla fine il risultato è positivo. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Sono stati bravi. Hanno fatto capire fin dall'inizio di volerla vincere questa gara. In partite come queste la tecnica conta fino ad un certo punto. Conta più la determinazione, la personalità, la voglia proprio di vincere.